Buongiorno, sono Valeria Pesce, tesista della Scuola di Restauro presso l'Accademia di Brera, Milano. Sono tornata a Genova per partecipare a un progetto di conservazione e restauro qui al Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone. Nello specifico, grazie alla collaborazione tra l'Accademia e il Museo, ho potuto svolgere un progetto formativo e di ricerca che ha promosso lo studio e il restauro di sette stampe xilografiche giapponesi e un frammento pittorico appartenente al fondo Luigi Bernabò Brera. Il patrimonio che oggi costituisce il fondo fu donato nel maggio del 2017 alle civiche collezioni genovesi, affinché potesse essere reso accessibile nella biblioteca interna e nell'archivio del Museo Chiossone. La donazione da parte degli eredi del professore rappresenta tutto il materiale che questi raccolse durante la sua attività di studio e ricerca in materia di arte e cultura giapponese. Una passione e un interesse scientifico che nacquero proprio grazie a un primo incontro del giovane Bernabò Brera con la collezione Chiossone. Ancora studente, nei primi anni 30 del Novecento, egli avviò una campagna di catalogazione e documentazione fotografica della raccolta di stampe pittura ukiyo-e. Attività che poi riprese negli anni 70, curando in collaborazione con Eiko Kondo alcune mostre didattiche e il primo catalogo ragionato della collezione Chiossone. L'accesso alla biblioteca e la consultazione del patrimonio librario raccolto da Bernabò Brera si sono rivelati essenziali per lo svolgimento del presente progetto di ricerca. Oltre a 317 pubblicazioni, nell'ascito sono comprese anche sette cartelline contenenti materiale d'archivio, come documenti, lettere, fotografie e appunti. Una collezione di 14 volumi giapponesi del XIX secolo, fra cui un album contenente stampe e disegni di autori vari, e 8 kusai manga, nonché le opere su cui si focalizzano le mie ricerche. In particolare, sei xilografie policrome ukiyo-e di formato Oban, che ritraggono attori e personaggi del teatro Kabuki. Opere riconducibili all'artista Utagawa Kunisada e datate fra il 1859 e il 1862. Una xilografia di formato Ashirae, riproduzione moderna di un soggetto di Isoda Kuriosai, e un frammento pittorico di autore ignoto. Dopo un primo intervento di pulitura secco, effettuato con pennelli e spugne morbide sagomate, si è proceduto con un intervento di pulitura per via umida. Testata la solubilità degli inchiostri, si è deciso di procedere con una leggera umidificazione e pulitura acquosa localizzata tramite sistemi Nano Restore Gel. In particolare, nelle immagini che state vedendo, potete confrontare il prima e il dopo l'intervento di pulitura. In questo caso, il motivo a righe, stampato in rilievo, è stato pulito grazie al PEGI 5 Pen, caricato con acqua demineralizzata. Terminate le fasi di pulitura, test microchimici hanno permesso di identificare la natura dei residui adesivi presenti sul verso delle opere. Questi sono stati poi rimossi tramite l'applicazione di detergenti Naser, a base di enzimi stabilizzati, prodotti dall'azienda Brenta SRL. In un caso è stato impiegato il prodotto Naser C03, consentendo la rimozione dell'adesivo amilaceo. Secondariamente è stata invece applicata la formulazione C02, per andare a rimuovere selettivamente i residui adesivi di origine sintetica. In queste sequenze potete vedere invece riassunto l'intervento di velatura della stampa numero 3A, lacerata e delaminata in corrispondenza dell'angolo superiore destro. Per reintegrare e consolidare il supporto cartaceo, si è dunque applicata sul verso una carta giapponese Usomino. La carta è stata precollata con una soluzione al 3% di gelatina fotografica, Type 1 di 274 gradi blu. Come si è visto, l'adesivo è stato poi riattivato a pennello con una leggerissima umidificazione. Il progetto di conservazione ha inoltre promosso una campagna diagnostica non invasiva, al fine di studiare la morfologia dei supporti cartacei, nonché identificare i pigmenti e i coloranti costituenti le opere. La conoscenza dei diversi materiali, la comprensione sul loro uso o non uso in un dato periodo storico, è stata in grado di restituirci nuovi elementi di studio.
Al termine di tutte le operazioni, le opere sono state montate in passepartout di cartoncino idoneo alla conservazione, ma senza riserva alcalina, in quanto non compatibile con alcuni pigmenti come il blu di Prussia e altri materiali presenti. Grazie all'intervento di restauro, la collezione Bernabò Brea è oggi conservata all'interno dell'archivio del Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone, in attesa di essere esposta o ulteriormente studiata. Questi mesi di lavoro e ricerca mi hanno inoltre permesso di prendere parte alla vita attiva del museo, e essere coinvolta nella tutela del patrimonio culturale proveniente da terre e culture differenti. È stata un'importante occasione di confronto e scambio, non solo professionale ma anche personale. Qui ho concluso e sono più che felice di leggere e rispondere ai vostri commenti. Nel mentre vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.